difficile si possano contare, poi sono migliaia, centinaia di migliaia, una fascia sterminata, sono tantissimi, braccia e gomiti legati a difendere, sono tutti allacciati insieme. Corpi vincolati come facendo una cortina continua di carne, sono questo, e dunque darsi il compito di contarli è piuttosto puerile. Proteggono quella cosa che sarebbe, in descrizioni favolose, l'entroterra, che loro non vedono. Difendono il perimetro, l'intorno, fanno insomma una cintura viva, come le canzoni in Melenze. Si sporgono, a volta sono schiodati via singolarmente uno o l'altro, chi perché indebolito, chi perché bruciato dal colorante di un succo di frutta che poi grazie a lui viene bandito, chi per fame, chi per prodotti scaduti che l'autorità rileva appunto grazie alla morte, chi semplicemente si abbatte e lascia perdere. Perché dovrei difendere quello che non conosco? Sono usato. Altre volte le stesse autorità fanno pulizia, perché molti defunti o colpiti o comatosi restano abbarbicati per inerzia, scrupoli, parenti, croste calcificate. Passano i tagliatori, allora danno un colpo secco con la pala agli inguini di taglio, come succede nei romanzi. Se il colpito è ancora vivo, si stacca da sé e viene via, altrimenti c'è da iniziare il lavoro nei dettagli. Le aggressioni esterne e gli imprevisti sono continui, i caduti sono rimpiazzati e c'è gioia in chi sta in prima fila o linea nella cinta di difesa. La città così è protetta. E non completamente vuota, come sembrava. Fila. Di fronte al luogo del furto, con l'accoltellato in terra, si è formata ressa, ora una fila discreta. Spontaneamente, alcune decine di persone dimostrano attenzione. Sono in fila per venire derubate e uccise. E chiudo con due testi che vengono da una sezione di un libro che si intitola Quasi Tutti. E questa sezione si intitola appunto Quasi Tutti. E poi capiremo perché dal secondo brano. Erano in pericolo. Primo. È molto facile contrarre la malattia e l'opposizione deve essere pronta fin dalle prime ore del mattino. Non è semplice opporsi, ma il livello minimo e anche massimo di soluzione nota, anche se in realtà, almeno fino a oggi, non ha quasi mai veramente rappresentato una soluzione. Una volta contratta, la malattia è in buona sostanza interna, irreversibile e incurabile. Le persone siedono molte ore, specie parenti stretti, osservandosi e incolpandosi a vicenda senza parole del loro stato. Ogni tanto il rumore di un'ambulanza, un po' lontano, un po' vicino, ricorda dove si trovano e che non è più un suono innocuo come quando da borghesi ridevano nel loro modo e mondo consueto. Erano in pericolo. Due. Quasi tutti ormai fanno la rinoplastica, quasi tutti intervengono nel vivo, quasi tutti si spostano all'estero, quasi tutti ridiventano poveri, quasi tutti ricchi sono alla frutta, quasi tutti i poveri fanno la guerra tra poveri, quasi tutti i malati muoiono, ma quasi tutti quasi morti qualche volta risorgono, quasi tutte le merde in bilico cadono miseramente o cadono non miseramente, quasi tutti i denominatori comuni dividono sul più bello, quasi tutti lo sanno, quasi tutti hanno delle conoscenze, quasi della sapienza, quasi tutti i dividendi sono spariti dal bilancio molto prima, quasi tutti in linea di massima, quasi tutto è successo molto prima, quasi tutto era già finito quando sei arrivato, quasi tutto in linea di massima, quasi tutti constatano una cosa, quasi tutti la contestano prima di passarla alla discussione, quasi tutti ormai preferiscono l'Africa, quasi tutti hanno pronto il bagaglio, quasi tutti preferiscono spedirlo, quasi tutti si fidano poco, quasi tutti sono depressi e quasi tutti lo sanno, quasi tutti lo saranno, è questione di minuti, quasi tutti sono nemici di quasi tutti hanno il nemico in casa, quasi tutti li conosci, quasi tutti erano qui quando sei arrivato, quasi tutti insistono sulla differenza, quasi tutti non è facile che prendano il mutuo, quasi tutti lo prendono, quasi tutti sono criminali, quasi tutti di guerra, quasi tutti hanno deciso, quasi tutti hanno preso la decisione decisiva, quasi tutti sono di parola, quasi tutti no, ma quasi tutti lo intuiscono, quasi tutti sono distratti, quasi tutti non notano la differenza, quasi tutti invece sì, quasi tutti sono così, quasi tutti sempre come capita, quasi tutti senza ordine, quasi tutti sono nella sociologia, quasi tutti hanno i loro orari, quasi tutti salutano con la destra, quasi tutti pensano di farcela, quasi tutti devono farsi ripetere alcune parole, non tutti, quasi tutti.